Salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati col nostro nuovo episodio dedicato a Hearts of Iron 4 Kaiserreich con la Repubblica Sociale Italiana. Permettetemi subito di iniziare a bomba, permettetemi quindi di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Daniele Bonatto, Erika Scanagatta e Augustus. Davvero grazie mille a tutti voi per i vostri suggerimenti e consigli. Tra l'altro, se state notando, abbiamo una problematica in centro Europa con l'Ungheria. L'avevo notato solo alla fine dello scorso episodio, ma avevo già staccato la nostra registrazione e non mi sembrava il caso di riattaccare la registrazione per farvi vedere questa cosa qui. Risulterebbe una ribellione ungherese contro l'impero austro-ungarico. Quindi interessante, sembra che la coesione imperiale non sia effettivamente così forte come si possa pensare. Tra l'altro l'impero austro-ungarico, noto che ha anche un 55% di socialdemocratici. Molto 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 bene. Allora ragazzi, dunque, noi in questo episodio dobbiamo cercare di portarci avanti soprattutto le tre rivoluzioni, ma soprattutto anche il nostro stato. Facciamo partire il nostro timer, andiamo a vedere un attimo qua i sindacalisti americani dove sono. Sono qui, ok, che stavano cercando, giusto, facendo questa manovra qui. Gli iberici anarchici, mi sembra che il nostro fronte, eccolo qui, si stava ancora spostando, quindi siamo al momento passivi. Mentre l'Indocina rimaniamo anche qui abbastanza passivi, perché stiamo finendo di preparare il bonus per il nostro attacco. Molto bene. Allora, dobbiamo provare anche a vedere un pochino per la riforma del governo che avevamo visto nella scorsa volta. Vorrei inserire qualcosa legato al designer dell'industria. Alcuni di voi mi hanno consigliato di evitare roba legata molto alle motorizzate e ai tank, perché sono molto costosi, soprattutto i tank pesanti. I tank leggeri non servono a un granché, ma soprattutto l'Italia è molto debole su questo fronte qua, quindi dovremmo magari puntare più su CAS, su fanteria e artiglieria. Dunque, qua vedo ricerca dell'artiglieria, motorizzati, infantry equipment. Sinceramente credo che potrebbe essere una buona idea avere le meccaniche reggiane. Abbiamo diminuzione del costo della produzione e anche Toad anti-tank, che dovrebbero essere, tra le altre cose se non erro, forse questi. Penso siano questi gli anti-tank, però è roba del 43, non sono sicuro siano questi. Bella domanda, allora sapete cosa vi dico? Andrei a prendere questo, che ci dà dei bonus artiglieri, rocket artiglieri, anti-tank, anti-air. Costa meno per produrli, e questo però hanno più bonus. Andiamo a prendere questo, prendiamo dei bonus con anche un bonus alla ricerca. Perfetto, ok. Poi andiamo avanti, vediamo un po' come siamo messi. Allora, Barazia diventa sindacalista e di sinistra e abbiamo ufficialmente creato l'Armata Rossa. Quindi andiamo su questo nostro fronte e proviamo a vedere un po'. Potremmo andare ad avere research bonus per l'artiglieria, infantry weapons, oppure le unioni automobilistiche, che permette meccanizzate, riduzione dei costi e per i truck. Cost reduction per le land doctrine, ecco, questo mi piace, perché effettivamente se costa la metà, con 87 potremmo andare già a iniziare a fare le land doctrine. Iniziamo a vedere un po' qua come siamo messi. Bene, 56, quindi suppongo che potremo iniziare a sfondare. Architettura futurista,
abbiamo un'architettura futurista che ci permette di aumentare il totalitarismo del 5%, che andrà sicuramente molto ad avvantaggiare le altre nazioni autoritarie, scusate, fasciste volevo dire. Allora, ci fermiamo qua, iniziamo a mettere il fronte qua, perfetto, e mettiamo come espansione così, perfetto, e stiamo fermi. Allora, elezioni danesi del 37. Che cosa succede in Danimarca nel 37? In Cina nuove guerre civili. Danimarca diventa anche lei socialdemocratica. Ottimo. Molto molto bene, la cosa mi piace enormemente. Possiamo andare a prendere le prime land doctrine? No, perché dobbiamo ancora aspettare di poco, ok? Però potremmo prendere un nuovo corpo degli ufficiali. Ah, beh, oddio, sì, solo alcuni però. Quindi evitiamo, aspettiamo un attimino per prenderli. E finalmente abbiamo fatto anche Construction 2. Allora, Construction 2 ci permetterebbe di guadagnare ulteriori risorse in maniera più efficace. Mentre questo avremmo più guadagno di petrolio, ok, anche dalle raffinerie. Questo quanto costa? 257 giorni, mamma mia ragazzi quanto. Qui invece siamo a 157 giorni, 260, ma siamo comunque avanti. I CAS qui siamo ancora avanti. E invece per quanto riguarda i nostri sottomarini, qua pure siamo avanti, va bene. L'artiglieria, anche questo pure è avanti. E qua stiamo già lavorando per i tank leggeri. Mentre da questo lato, ecco, magari sarebbe una buona idea iniziare a fare le logistiche, che ci permettono di avere più organizzazione. Mentre invece il Signal Company, questa è la radio, ok? Quindi dovrebbe essere questo molto utile. 158 contro invece un'industria che sono 171. Però siamo già coinvolti in dei conflitti per la sopravvivenza delle rivoluzioni. Quindi cerchiamo di utilizzare magari la Signal Company. Molto bene. Ok. Intanto qui come siamo messi? Ah, fermi tutti. Perché forse possiamo schiacciare questi qua. Benissimo. E andiamo qua. Cerchiamo di vedere se riusciamo. Perfetto. 77. Molto molto bene. Il Brasile dichiara guerra alla Repubblica Brasiliana. Questi cosa sono? Socialisti liberali, mentre questi invece autoritari, populisti. Potrei mandare degli aiuti qua, però non lo so. Loro cos'hanno? 3,22 e loro 15,19. Beh, oddio, sono messi anche loro abbastanza bene. Però tre fronti direi che forse è abbastanza. Però intanto qua vedo che li stanno schiacciando, quindi proviamo a vedere se riusciamo ad approfittare dell'avanzamento del fronte dell'America. Eccolo qua. Vediamo un pochino. 72... 73, ok, siamo in avanzamento. Allora, l'Islanda dichiara indipendenza. Molto bene. E sono social conservatori. Si sono separati dalla Danimarca. Intanto qua siamo al 91, perfetto. Dai che manca poco. Ragazzi, forse riusciamo a far diventare la Spagna una nazione anarchica. Zitti tutti. Allora, facciamo così e abbiamo la nascita dell'Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, praticamente quella che già c'era durante il periodo del nazismo e del fascismo, però in chiave socialista. Quindi, come vedete, abbiamo 5% in più di sindacalismo. Mentre riforma coloniale nel Middle Africa, e abbiamo una riforma che ci porta ad avere un maggior controllo della regione africana per l'aspetto coloniale, quindi in un certo modo c'è maggiore autonomia. L'India anche qua ha una nuova guerra civile, questa è la comune indiana. Minchia, sono in una guerra 3? Sul serio?
19.45, 6.35. Mazza, questi sono messi male però, eh. Allora, questi qui sono social conservatori. Questi è una democrazia autoritaria. Però tutto sommato, secondo me, loro potrebbero schiacciarlo facilmente. E finalmente abbiamo delle prime nostre dottrine tra cui scegliere. Allora, escluderei l'assalto di massa perché non abbiamo manpower. Grand Battle Plan usa molto preparazione dell'attacco per poter fare poi un avanzamento vero e proprio. Superior Firepower usa molto le munizioni per cercare di avere dei bonus di attacco. Mentre invece Mobile Warfare ovviamente usa il mobile, quindi mobile infantry e anche i tank, cosa che potrei evitare sinceramente. Quindi sono tentato del Superior Firepower, spero di non sbagliare, perché comunque ci permette di avere anche dei vantaggi che non sembrano male. Aspettiamo che ci sia il costo diminuito, dopodiché forse ne possiamo prendere due insieme. Industria concentrata, molto bene, questa l'abbiamo presa, questa è avanti, quindi direi, questo quanto ne mancano? 40 giorni? Allora, andiamo a costruire questi, ok. E ottimo, a questo punto andiamo a prendere come dottrine questo e andiamo anche a prendere questo. Perfetto, e così ne abbiamo presi due in un colpo solo. Poi, nuovo focus nazionale. Potremmo integrare le guardie rosse, quindi di nuovo ulteriore guadagno sulla land doctrine e maggiore organizzazione per la divisione e planning speed. Mi piace, facciamo anche questo. E poi andiamo un attimino a vedere qua. Ragazzi, ma qua stiamo sfondando! Mi ero perso questo piccolo particolare. Andiamo a vedere un attimo gli americani qua come vanno. 35. Aspetterei qua e proverei magari invece a dare supporto a loro. E la Spagna carlista, signori, ha ufficialmente capitolato. E c'è stata la caduta di Burgos. Ottimo. I carlisti riusciranno a sopravvivere? No, perché ovviamente, finalmente, signori, abbiamo la Spagna anarchica. Yes, yes, molto molto bene. Quindi magari possiamo anche pensare di magari aiutare la comune baratiana o il brasiliani. Abbiamo anche un problema che si era venuto a creare in Francia, ma nulla di particolare. Quindi nel frattempo diamo anche qua un'occhiata, come siamo 34, andiamo a vedere in Indocina. Oddio, raga, no, è di nuovo collassato il fronte, minchia, ma non ci credo, cazzo. Perdo un attimo di attenzione, il fronte mi crolla tutto, ma santo cielo. Merdaccia ladra. Dobbiamo cercare di ricongiungerci. La guerra spagnola ovviamente è terminata e così abbiamo preso anche questo territorio. Ok, adesso dobbiamo cercare di fare un uno contro uno, principalmente contro di loro. Quindi prendiamo le truppe e le portiamo qua. Appena riescono ad arrivare, perfetto. Allora le portiamo qua e direi che possiamo provare a fare una roba così. Ok, perfetto. Sono tornati i soldati che hanno combattuto per la liberazione dell'Iberia. E abbiamo l'Unione delle Donne che nasce nel Congresso italiano. Ci dà potere politico più 20. Andiamo a prendere i territori intanto qua. E abbiamo la creazione degli accordi di Mosca. Credo sia una nuova... Credo sia infatti una nuova alleanza che al momento sembra essere limitata solo
alla Russia, però probabilmente porterà anche all'inserimento dei territori limitrofi. Poi, nel frattempo, qua come sta messa l'Ungheria? L'Ungheria la vedo messa abbastanza bene, ragazzi. E invece abbiamo perso le truppe in Indocina. Porca puttana, mi sono distratto, ci hanno distrutto l'armata. Allora, facciamo così. Ok. Benissimo. Rivolta veneziana. Fermi tutti. Fermi tutti. Questa è socialdemocratica. Allora, ci sono state delle vittorie di destra in Italia e ha portato comunque alla restaurazione con una rivoluzione interna della Serenissima Repubblica di Venezia. Molto molto bene. Ok. Speriamo che a questo punto allora riesca a sopravvivere. Torniamo invece nella nostra ricerca e visto che qua stiamo già facendo questo, portiamoci avanti con Excavation. Intanto qua come siamo messi? Manca pochissimo. Ovviamente dichiarato guerra. E non credo che ci sia modo vero di... oddio, potremmo mandare dei volontari. Loro quanti uomini hanno, scusate? Da 3 a 12. Loro da 3 a 18. Ah. Beh, non è comunque un numero così diverso. Qui invece guadagniamo più esperienza, organizzazione e division training time. Ecco, questo anche non è male. Direi continuiamo per questo lato, dopodiché iniziamo a fare il nuovo congresso. No, non credo che possa sopravvivere. Tanto qui, perfetto, li abbiamo presi. Va bene, adesso dobbiamo capire un pochino come fare per il fronte, perché è molto, molto lungo. Quindi proviamo a metterci col fronte magari qua. E aspettiamo un pochino. No, fermi tutti, qua stanno già avanzando. Attenzione. Questi stanno già avanzando? Possibile? Proviamo a vedere se riusciamo facilmente a eliminarli attaccando così. No, ok, no. Non ce la facciamo. Allora rimaniamo fissi qua come dicevamo per il momento. Quindi ci mettiamo qua e rimaniamo tranquilli e fermi. Ma in effetti ci stanno facendo davvero il mazzo. Perché ci sono troppi fronti grossi. Venezia è caduta, poco male. No, 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 questo è il fronte troppo grosso. Lo togliamo e facciamo in questo caso un nuovo fronte solo qua. E adesso aspettiamo. Poi, qua intanto abbiamo quasi finito. Andiamo poi a fare anche il training degli ufficiali che ci dà più esperienza per il nostro esercito. E dobbiamo capire un pochino come fare al meglio per la guerra civile americana, perché è davvero un casino, ragazzi. La giunta è davvero, davvero molto estesa. E siamo, tatticamente parlando, obbligati ad attaccare a sud, perché se attacchiamo a est, continuiamo ad allungare il nostro fronte, mentre il fronte dobbiamo cercare di spingere qua al centro. Quindi dovremmo provare a vedere se riusciamo a sfondare qua, magari. Proviamo a fare così. Lui, cancelliamo tutti i fronti. E creiamo un nuovo fronte qua. Perfetto. Va bene. E abbiamo una nuova guerra in Argentina e Cile. Intanto qui come sta messa la guerra in Brasile? Bah, non la vedo messa molto bene. Andiamo a fare una nuova ricerca, quindi potremmo andare a fare i nuovi radar, che non sarebbe anche questa una brutta idea, ma credo che io quasi quasi andrò a fare loro, a meno che non ci sia nulla qua di interessante, perché questo da quanto è 38, quindi ci vuole ancora un po'. Però 0,21. Sapete cosa? Questo sono 136,
Mentre loro sono 121 e invece qua abbiamo 28 per la radio. Ok, allora facciamo così. Molto bene. Facciamo così e andiamo ulteriormente a fare nuove modifiche per il nostro governo e vediamo un pochino cosa possiamo prendere. Devo dire che una cosa che non mi dispiace potrebbe essere Attilio Sassi, che ci permette di avere più risorse e perderne meno. Scusate, questo era il mio cellulare. quindi sì, credo che questa possa essere una buona idea. Intanto ritorniamo qua a nord, vediamo un po' il nostro esercito qui come sta messo, dov'è? Che teoricamente da qualche parte è. No, scusate, non sto capendo. Questo va a fare il fronte qua. Ok. Vediamo se si sposta. Raga, perché non si sta spostando? Ma scusate. No, non sto capendo. Fermi. Allora, portiamola un secondo. Ok, sta andando qua. Sì, però si sta spostando. Deve spostarsi qua. Ok, vediamo se almeno riusciamo. Non capisco perché non entra informazione. Nuovo focus, allora, qui abbiamo consumo delle risorse mentre ricezione dei danni del garrison in meno. Ma sapete che quasi quasi proverei a fare artillery focus e invece andiamo poi sulla ricerca perché in questo caso la radio. Io aspetterei, non ricerco nulla al momento, ma proverei poi a utilizzare il bonus per il cannone da 149. Vediamo se la mia idea è buona, se la mia tattica è buona. Ok, lui si sta spostando, molto bene. Cazzo, qua stanno avanzando. Proviamo a vedere se riescono a sfondare almeno qua, giusto per riprendere il territorio. Sì, ci stanno supportando, dovremmo riuscirci. La Federazione Iberica è entrata nella terza internazionale, l'Indocina è caduta, purtroppo un fallimento per Togliatti l'esperienza in Indocina. E dai che fa un capo. Porca miseria, ladra di sgraziati. Ah, porca miseria. Allora, andiamo a prendere qua il bonus che dovrebbe essere di 96 giorni, molto bene. E qui andiamo a prendere un nuovo bonus per infantry equipment. Perfetto. E a questo punto allora riportiamo le truppe qua. Teniamolo un attimino là. Peccato, ce la stavamo per fare. Peccato. Dunque, voi mi avevate detto che per unirmi alla terza internazionale devo farlo attraverso delle missioni. Quindi il mio obiettivo al momento è quello di potenziare l'esercito e poi iniziare a fare il quarto congresso. Non vorrei però fare tutto il ramo dell'esercito. Vorrei giusto fare Prepare for Liberation e poi basta. Sostanzialmente basta. Dopodiché, dopo questo qua, direi iniziare il quarto congresso. E con quello poi direi che ci possiamo anche ufficialmente salutare. I lavoratori di Patagonia richiedono manpower. Ah, military equipment. Va bene, dai, mandiamo uomini con equipment. Va bene. Serbia e Bulgaria, e la Bulgaria purtroppo è uscita sconfitta. Sì, la Bulgaria purtroppo è uscita sconfitta dallo scontro. Poco male, va bene.
Batavia è caduta, le East Indie. Ah, giusto, è vero, dovevamo vedere anche come eravamo messi per quanto riguarda l'India. Non la vedo messo benissimo, eh. Effettivamente ci è convenuto non impelagarci in questo casino. Qua intanto come siamo messi? Manca poco, prepare for liberation. E in Bulgaria ovviamente abbiamo un governo di destra, dato che ha perso anche la guerra. Fermi tutti perché abbiamo i macedoni che si ribellano. Però non credo che riescano a sconfiggerli. Perché da 2 a 6, da 3 a 15. Non lo so, li vedo messi un po' male. Sinceramente li vedo messi un po' male, con un territorio così piccolo di partenza. Però a sto punto valutiamo un attimo, magari nel prossimo episodio possiamo provare magari a mandare anche degli aiuti a loro. La Repubblica Brasiliana è stata annessa, purtroppo è caduta. Il Brasile anche qui diventa autoritario. E manca pochissimo per Prepare for Liberation. Ok, allora, questo l'abbiamo fatto, quindi direi che a questo punto possiamo andare a prendere questo a soft attack e questo invece ha molti più bonus. Quindi prendiamo questo. 70 giorni, ottimo. E infine il nuovo focus sarà ovviamente dov'era. Eccolo qua. Questo l'abbiamo fatto e iniziamo in questo caso ufficialmente il quarto congresso italiano. Molto bene, le preparazioni principali sono finite, possiamo dare inizio al quarto congresso. Uomini e donne di tutte le unioni sindacaliste e socialiste italiane convergono a Torino per dibattere riguardo al futuro del nostro paese. E signori e ragazzi, con questo direi che ci possiamo salutare, andiamo a prendere anche Mobile Defense che non fa mai male. E da Togliatti, dalla Repubblica Socialista Italiana è tutto. Mi raccomando, state pronti perché adesso con questo nostro nuovo focus dovremo scegliere se rafforzare il potere della Repubblica o rafforzare il potere del capopartito, quindi scegliere una direzione più autoritaria, simile a quella di Stalin, oppure una molto più orientata a quella di Lenin, quindi con i Soviet. Ovviamente quando arriveremo alla fine, come potete vedere, avremo un nuovo focus completamente diverso che si aprirà davanti a noi. Quindi datemi le vostre opinioni, ditemi che cosa ne pensate, come ritenete che possa avanzare nei prossimi episodi e ovviamente anche qui datemi dei consigli per cercare di conseguire una vittoria contro gli unionisti americani e contro ovviamente i californiani della regione del Pacifico, anche perché, porca puttana, vedo che gli unionisti ci stanno spingendo indietro. Quindi sono tentato magari di provare a fare così e così, perché magari facendo in questo modo dovrei riuscire a spingerli via e magari liberare l'assalto nella regione dell'Illinois. Vediamo un pochino come va. Nel frattempo è tutto, ragazzi. Conquistiamo nuove province dell'Illinois e riusciamo a fare un'ottima controffensiva. Quindi ottimo finale di episodio con l'intera riconquista dell'Illinois e un ulteriore avanzamento anche per dirigerci a Memphis. Va bene, da questo momento è tutto, ci vediamo il prossimo episodio. L'Ungheria sta avendo difficoltà a reggere, ma sta reggendo. Mi raccomando, come vi dicevo prima, datemi la vostra opinione, i vostri consigli e ci vediamo il prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, a presto!